Il messaggio che voglio trasmettere, molto importante per il bene di tutti quanti, è di evitare di assumere gli antibiotici senza aver consultato il proprio medico. Questo perché? Perché assumere un antibiotico non è sempre sinonimo di un vantaggio, anzi, certe volte l'antibiotico può essere addirittura un problema, può rivelarsi un nemico della salute. E questo sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione è perché l'antibiotico serve solo e unicamente per le malattie di origine batterica, quindi non serve assolutamente a nulla per le malattie di origine virale come il raffreddore, come l'influenza, lo stesso coronavirus. La seconda ragione, quella forse più importante, è che se io utilizzo l'antibiotico in modo improprio, cioè quando non ne ho bisogno, o nelle dosi e per i tempi sbagliati, posso far sì che l'antibiotico perda di efficacia, diventando così inutile e non più utilizzabile, non solo in quella persona che l'ha assunto, ma anche nelle persone che ne avranno bisogno successivamente. E questo fenomeno si chiama di antibiotico resistenza ed è dato dal fatto che l'uso improprio permette ai batteri di costruirsi una protezione nei confronti di questo antibiotico, dell'antibiotico utilizzato. E non solo, la cosa grave è che questa protezione nei confronti di quell'antibiotico può essere trasmessa ad altre specie batteriche, creando così dei batteri con superpoteri difficilmente curabili con gli antibiotici che abbiamo oggi a disposizione. Termino dicendovi cosa si può fare in questa condizione. Sono sostanzialmente due le soluzioni che possiamo adottare. La prima è di prevenzione, cioè evitare di metterci nelle condizioni di usarli in modo improprio, cioè dobbiamo usarli in modo consapevole quando, come e nelle modalità corrette. La seconda è quello di incentivare la ricerca di nuovi antibiotici che possano finalmente curare quei superbatteri con i superpoteri. Questo è fondamentale per la salute pubblica non solo italiana, ma di tutto il mondo.